Ragazzuoli, sicuramente molti di voi avranno visto il video di YouTube dove un ragazzo di colore di nome Khaled fa braccio di ferro con Larry Wills, Devon Leavitt, Michael Todd, Schoolboy, Kirill Sarichev e tanti altri grandi campioni, molto spesso vincendo e dando dimostrazione di una grandissima forza fisica. La cosa incredibile è che questo ragazzo non si allena nemmeno, non fa palestra, non sa la tecnica e avrà tirato il tavolo una ventina di volte in vita sua. Oggi andremo a vedere insieme la storia di Khaled e capire quanto effettivamente sia forte. Awa Jashel è nato in Africa, nel Camerun, da un padre con una struttura incredibile. Difatti, sia Awa che i suoi fratelli sono alti, robusti e hanno mani davvero gigante. Attorno al 2015 si è imbarcato in un viaggio pericoloso che lo ha portato sulle coste dell'Italia, dove ha trovato lavoro nei campi. Stanco di essere sfruttato per una paga misera, ha deciso di andare a Dubai per farsi una vita migliore. Lì trova lavoro come meccanico, lavoro altrettanto duro, che lo vede impegnato almeno 14 ore al giorno. Un giorno, uno degli arm wrestlers del luogo ebbe un problema che la sua macchina e la portò ad aggiustare l'officina dove lavorava Awa. Stupito della sua incredibile struttura e forza, decise di sfidarlo, perdendo. Così lo invitò al club di Braccio di Ferro, dove la sua prima pratica in vita sua distrusse completamente tutti, compreso Suhail Khan, il campione nazionale dei pesi massimi indiani. Gelosi della sua forza, decisero di non invitarlo più ad allenarsi, dato che volevano vincere loro i tornei locali. Finché un giorno, quasi per caso, il buon Devon Leavitt scoprì il suo incredibile talento fisico. Quel giorno Awa batté Larry Wills, ma Zahir Saidu, un altro grande campione indiano, e diede gran filo da torcere anche a Devon. Awa, ormai sotto i riflettori, venne accolto da Badr, uno sceicco molto benestante del luogo, con una grande passione per il grip training e il braccio di ferro. Il buon uomo convertì il giovane ragazzo africano alla religione dell'Islam, cambiando il suo nome da Awa Jashel a Khaled, che ha come significato l'eterno o l'immortale. Oltre a ciò, decise di diventare suo sponsor, pagandolo per allenarsi, mantenendolo e dandogli accesso a palestre ben fornite e cibo nutriente. Tra le impressionanti gesta atletiche di Khaled spiccano quelle del grip strength, dove detiene vari record mondiali, tra cui il Millennial Dumbbell. Oltre a ciò, è riuscito a chiudere una mola del COC, Captains of Crush 3.5, praticamente senza allenarsi. Le sue mani, incredibilmente forti e grandi, lo rendono uno dei migliori atleti della presa al mondo, e forse di tutti i tempi. Riesce a performare ogni tipo di esercizio relativo al grip con estrema facilità, avvicinandosi se non superando tutti i record mondiali. Io personalmente gli ho stretto la mano e devo dire che è davvero qualcosa di pazzesco. Oltre alla sua incredibile forza delle dita, è anche un arm wrestler formidabile, non tanto per la sua tecnica, ma per la sua forza bruta e aggressività al tavolo. Difatti, senza allenamento, ha messo in seria difficoltà grandi campioni. Molti dichiarano che se Khaled dovesse seriamente allenarsi per il braccio di ferro, potrebbe diventare molto probabilmente uno dei migliori arm wrestlers al mondo in poco tempo. Purtroppo, però, a Khaled non interessa molto questo sport. Difatti, ama le arti marziali miste, le MMA. Difatti vuole diventare un grande campione, come il suo idolo Khabib Nurmagomedov. Dopo una preparazione di vari mesi, qualche settimana fa, ha fatto il suo debutto negli amatoriali, dove è stato purtroppo squalificato per un calcio illegale, mentre il suo avversario era a terra. Khaled fa parte di quella percentuale piccolissima di superatleti dotati d'élite, che se prendessero seriamente una disciplina, con dedizione ed impegno, potrebbero raggiungere la vetta di sport di forza e ghisa come arm wrestling e grip training. Per rispondere in poche parole, Khaled è davvero così forte? La risposta è assolutamente sì, e potrebbe diventare ancora più forte se si allenasse con serietà e in modo specifico. Detto ciò, ho personalmente conosciuto Khaled e devo dire che è forse una delle persone più umili e gentili che abbia mai conosciuto in vita mia. Penso di avervi dato una bella infarinatura generale su Khaled, su chi sia, sulla sua storia e sul suo potenziale in questo sport. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto e scrivetemi nei commenti qua sotto la vostra a riguardo. Ragazzuoli, il video è finito. Come al solito, io vi invito a mettere mi piace e ad iscrivervi al canale per altri contenuti simili. Inoltre ringrazio di cuore tutti quelli che mi scrivono su Instagram. Siete davvero tanti e mi fa un sacco piacere interagire con voi. Difatti, il modo migliore per rimanere in contatto con me è seguirmi su Instagram. E ricordatevi che la forza non è mai una debolezza. Stay strong! Never thought I'd make it this far, but it's all I do. Several shots of chasing the stars have fallen through. You talk about squirting when you're rocking your beats. All I care about now.